Con noi il professor Raul Mordenti, docente di teoria della letteratura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Tor Vergata. In questo periodo il professore è al fianco degli studenti della triennale e della magistrale per evitare la chiusura del corso di laurea in informazione e sistemi editoriali e per trovare un'alternativa adeguata alla carriera universitaria degli studenti. Buongiorno professore. Tutto ha inizio il 12 maggio quando nel Consiglio di Facoltà è stata deliberata la chiusura del corso magistrale. Ci può spiegare ciò che è accaduto durante questo CDF e se ci sono state delle irregolarità nello svolgimento? Dunque, io sostengo che ci sono delle gravi irregolarità, tant'è vero che ho chiesto al rettore di annullare quel consiglio. Irregolarità di tutti i tipi, formali, per la prima volta nella mia vita accademica si è fatto un consiglio senza approvare il verbale della riunione precedente, che pure parlava lo stesso argomento, e sostanziali, cioè non sono state portate le cifre dei vari corsi di laurea che compongono la facoltà, che era l'argomento su cui doveva deliberare quel consiglio, senza contare la presenza di estranei al consiglio, in particolare al momento del voto. Insomma, ho chiesto l'annullamento, ma venendo alla sostanza, dice, che cosa è successo? È successo appunto questo: il consiglio di facoltà è stato chiamato a chiudere alcuni corsi di laurea, in alcuni casi su proposta degli stessi docenti e con consenso, e anche diciamo con una ragionevolezza culturale e didattica. Nel caso dell'accorpamento di filologia classica che ha 7 iscritti con archeologia, per esempio. E in un solo caso, che è il nostro, accorpando un corso di laurea contro il parere dei docenti, il nostro consiglio si è espresso all'unanimità contro il parere degli studenti e chiudendo il corso di laurea più cospicuo dal punto di vista numerico. Adesso della qualità se poi ne parliamo dopo, ma stando ai dati, quello che ha 166 iscritti, l'unico della facoltà che ha dovuto diciamo, respingere l'anno scorso delle iscrizioni per non superare il tetto dei 100. Come è potuto succedere? Questo sarebbe un lungo discorso che allude alla situazione dell'università e anche se posso dirlo, lo dico assumendo una responsabilità dell'etica pubblica, cioè che il Consiglio di Facoltà accetti di deliberare senza conoscere i dati. In realtà è stato proprio il tenere nascosti i dati che ha fatto sì che i consigli che avevano magari più cose da nascondere o comunque da farsi perdonare non gli è sembrato vero chiuderne uno e risolvere la questione. Quindi non è stata una bella pagina, ecco, della vita accademica di questa università né, se posso dirlo, della vita democratica del paese. Perché è stato scelto di dare un corso di laurea che nel 2008-2009 ha avuto un tale apprezzamento, dimostrato non soltanto dal numero degli iscritti, ma anche dalle stesse parole dei docenti e del preside di facoltà Caputo? Beh, in particolare del rettore, al convegno che abbiamo fatto pochi giorni prima della chiusura, CNR, che si intitolava Libertà di Informazione e Ruolo della Democrazia, è stato così gentile per dire che si trattava di un corso di laurea serio. Ma poi l'apprezzamento riguarda lo studente, insomma, in fondo sono, anche se insomma, spesso ci dimentichiamo, il cuore di questo sistema, no? Allora questo corso di laurea c'è il 48% dei suoi studenti che vengono da fuori dal mercato, 48,8 per la precisione. E questo è molto importante perché significa che ci sono studenti che vengono da fuori di Roma, anche da sedi che hanno il corso di laurea in formazione per studiare con noi. Fa felice, poi ci fa felice il fatto che abbiamo una media dei laureati nel biennio del 58%, che è una media altissima rispetto al 32% mi sembra, della facoltà e anche nel settore dell'informazione sono medie molto più basse. Lei mi dice perché si chiude proprio questo? Io rispondo banalmente, bisognerebbe chiedere al presidente Caputo. Io quello che posso dire è che le scuse che sono state via dette, cioè che mancavano i requisiti disciplinari, che mancavano il numero di docenti, che poi cambiavano sempre queste cose, sono false. Abbiamo tutti i requisiti, l'abbiamo dimostrato, l'ho scritto al Presidente di Caputo, l'ho detto al Consiglio di Facoltà, ma non è bastato. Quale sarà il futuro universitario degli studenti di lettere e di scienze della comunicazione, neolaureati o in procinto di laurearsi in quest'anno accademico? Questa è la domanda più angosciata. Intanto io questa partita non la do per chiusa, nel senso che continuo ostinatamente a pensare che l'Ateneo, quindi siccome questa è la proposta della facoltà, ma la decisione è del Senato accademico e del rettore, non voglia
simile scelta, tra l'altro rinunciando ad alcune centinaia di iscritti. Quindi io non la do assolutamente per chiusa, mi sembrerebbe pazzesco che lo fosse. Nel caso malaugurato che si chiudesse, perché si tratta di chiusura, appunto, come ha detto giustamente, perché l'idea che un corso si chiude un anno, poi si riapre l'anno dopo, per una laurea interclasse con turismo, come una proposta che si commette da sola, nel caso della chiusura il danno sarebbe molto grave. Un danno per gli attuali iscritti a corso di laurea, che avrebbero un corso, come posso dire, ad esaurimento, no? Corso non si rinnova con le matricole, andrebbe a morire, ammesso poi che si lavorasse in un anno, se qualcuno si lavorasse in due anni sarebbe ancora peggio. Un danno per gli studenti della triennale, i quali molto numerosi hanno modificato il loro curricula proprio per poter accedere al nostro corso di laurea, e mi permetto di aggiungere anche un danno per i laureati, perché non è la stessa cosa sul mercato del lavoro provenire da un corso di laurea vitale e prestigioso, oppure provenire da un corso di laurea che la stessa facoltà chiude. Quindi è un danno per queste tre figure. Io aggiungo un danno inutile, come abbiamo scritto nel nostro dossier che abbiamo dato al rettore, perché facendo i conti, i docenti della facoltà, dopo quelle chiusure, quegli accorpamenti di cui parlavo prima, non solo non mancano i docenti, ma ce ne sono 21 in avanzo. Quindi procedere a tale massacro, io ho usato, ripeto qui questo termine, senza neanche delle scuse, diciamo, oggettive, veramente sarebbe incomprensibile. Il 15 giugno sarà presentato al Ministero il quadro dell'offerta formativa. Crede che sarà possibile tutelare in primis i diritti degli studenti? Come lei sa, insomma, non so adesso se sono gli spettatori lo sanno, una petizione degli studenti ha raccolto oltre 400 firme, che per tutto per carta e per lettere strepitose, che sono più dei nostri iscritti, insomma, no? Però tutti i nostri iscritti e anche altri, evidentemente sono gli studenti della triennale anche che difendono il corso di là. E in più c'è una causa su Facebook che venivano superate le 1000 adesioni. Noi abbiamo chiesto al rettore, che ho portato il dossier che vi dicevo, e manderemo su dossier tutti i membri del Senato accademico. La stampa ne sta parlando, sono state interrogazioni parlamentari di tutte le tendenze per protestare e chiedere chiarimenti. Quindi, insomma, io ho fiducia che il Senato accademico e il rettore pongano riparo a questo guaio. Va bene, questa era l'ultima domanda, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie.